Bene, sono Armando Pintus, sono con il grande Giacomo Bianchi Albricci e con maestro Andrea Calcani che lo segue da parecchio tempo. Come mai siamo qui? Per chiedere un po' di cose al nostro Giacomo. Giacomo, prima di tutto, quanti anni hai? Ho 18 anni. Bene, da quanto tempo pratichi? Ho iniziato a giocare a golf a 13 anni, mi è subito piaciuto e ho iniziato già a praticare tanto durante la settimana da quando il mio handicap era bassissimo. Quant'è attualmente il tuo handicap? È più di 2-3. Ok. Sei soddisfatto o vuoi migliorarlo? Ma non c'è limite, direi che migliorarlo sarebbe meglio, però sono comunque soddisfatto. Bene, hai un obiettivo adesso, già come diventato PN per potenziale nazionale, o valide nazionale, giusto? Sì. Ti fa piacere questa cosa? Sì, mi fa molto piacere. E comunque l'obiettivo che mi ero posto per quest'anno mi è stato raggiunto anche grazie al mio maestro, soprattutto grazie. Andrea, sì. Quali sono i punti forti che ha Andrea come insegnamento nei tuoi confronti? Mi trovo molto bene con lui perché è tecnico, ma nonostante questo prima delle gare dà molta importanza al feeling e fa praticare un bro fade in modo che poi va in campo e ha in testa quello che fare, quello che vuole fare. Ok, bene. Quali sono i punti forti secondo te che ha Giacomo, Andrea? Sicuramente la ripetitività, la costanza, appunto la capacità di riuscire a variare il colpo in base alla situazione. Questo qui è quello che lo fa, secondo me, essere molto competitivo in campo. Ok. E aree di miglioramento che vedi? Tutto in generale, soprattutto il pad. Lì ci stiamo lavorando, però si sta formando come giocatore e sicuramente migliorare tutti gli aspetti del gioco. Senti, cosa consigli a un ragazzo che vuole fare il professionista? Tu vuoi fare il pro, giusto? Sì, esatto. Ok. È un obiettivo che continui da tanto tempo? Allora, come ho già detto, a 13 anni ho iniziato a giocare a golf, mi è subito piaciuto, ma questo di fare un professionista è uscita negli ultimi 3 anni quando ho capito che avevo riuscito a giocare bene, comunque nella mia sul campo da golf, a portare a casa di solo sotto barra. E a un ragazzo che vuole diventare un professionista consiglio di allenarsi più che un po', soprattutto quando gioco corto, perché senza allenamento là non c'è più. Ok. E quali qualità ci vogliono per arrivare, oltre a un buon possesso del gioco corto? Esatto, gioco corto, quindi delle buone mani. Però ormai negli ultimi anni serve anche la potenza, secondo me, e la potenza è derivata anche da costanza nel colpo e comunque fiducia in te stesso, perché se hai fiducia in te stesso riesci a darci di più e a fare più distanza. Senza la fiducia devi fare di tirarci più grande. Fiducia vuol dire fiducia che ce la puoi fare, che puoi andare un po' più avanti dove vuoi andare, cosa che sì, sì, fiducia nel tuo stile e nel colpo che farai, non andare sulla palla con paura di fare un brutto colpo, non andare sulla palla con un di fare la vita. È una, come dire, è un tuo orientamento abituale quando ti metti. Sì, direi di sì, sulla palla abbastanza fiducioso di me stesso e poi se la palla va storta si recupera. Cosa ti dici quando arrivi sul tee della 1 all'inizio di una gara? Ma vado lì e fai il meglio, sì, fai il meglio che puoi e poi quello che viene viene, cerca di fare poco, okay, senza mettere troppo pressione addosso. E questo è il consiglio che dai a tutti? Sì, non è prenderla come
giocare assolutamente bene. L'importante è fare il meglio per quella giornata. Bene, grazie Giacomo. Prego.